Gossip Uomini e Donne, Mattia Marciano, il leak è sospetto. Mattia Marciano di Uomini e Donne incastrato da un leak. Ieri è stata registrata la seconda puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E pare davvero che il percorso dei quattro tronisti sia già entrato nel vivo. Infatti, i quattro giovani hanno iniziato a fare le prime esterne. Tra questi hanno già fatto molto discutere Paolo Crivellini e Mattia Marciano. I due, difatti, nella puntata del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi registrata ieri pomeriggio, hanno iniziato a contendersi la bella corteggiatrice Vittoria Deganello. Proprio quest'ultima ha ammesso ieri in trasmissione di aver conosciuto il bel tronista di origini napoletane nei mesi scorsi grazie ad Andrea Damante. Difatti, è stato proprio quest'ultima a presentare i due. Però, a poche ore da questa rivelazione, ecco emergere un dettaglio che ha già acceso gli animi sui social. Andando nel particolare, come riportato dal blog Isaikia, Mattia Marciano ha lasciato diversi leak sulle foto caricate dalla giovane corteggiatrice su Instagram. E questo ennesimo dettaglio ha evidenziato ancora di più il suo interesse. Riuscirà a battere la concorrenza di Crivellin? Infatti, anche quest'ultimo ha già manifestato un grande interesse per Vittoria, annunciando di non volersi tirare indietro. Uomini e Donne Gossip, il leak di Mattia Marciano. Ma cos'è successo nella seconda puntata del Trono Classico di Uomini e Donne registrata ieri pomeriggio? A far molto discutere ci hanno pensato anche gli ospiti. Difatti, la conduttrice ha invitato alcune coppie di Temptation Island. Tra queste ha fatto ingresso in studio la coppia composta da Alessio Bruno e Valeria Bigella. I due hanno fatto molto parlare in rete in questi ultimi giorni per via di una presunta crisi. Una crisi prontamente smentita. Ma non è finita qua perché è tornata anche Selvaggia Roma. Quest'ultima è stata invitata già nella prima registrazione del popolare dating show insieme a Francesco Chioffalo. E nella puntata registrata ieri pomeriggio ha confermato la sua intenzione di non voler tornare insieme al suo ex. A quel punto è entrato proprio quest'ultimo, il quale ha affermato di star tentando di tutto per riconquistarla, aggiungendo inoltre di essere convinto che lei potrebbe avere un altro. Tesi prontamente smentita dalla sua ex. Riusciranno mai a chiarirsi? Insomma, pare davvero che le polemiche in questa puntata si siano sprecate. E chissà che Selvaggia non possa sedersi sul trono prossimamente al fianco di Mattia Marciano e gli altri tronisti. Ovviamente, i suoi tanti supporter lo sperano ardentemente.